Ecco qua. Ah, perché purtroppo non so perché dal programma qua mi ha dato un voto. Dovreste non aver speriamo che allora un attimino soltanto che devo vedere come siamo messi qua. Ah, si vedeva, ok, vabbè, ho fatto come la volta scorsa, ok, ho spezzettato il video, ok. Scusate, ma è che il programma ogni tanto si ingrippa. Allora, mais, già mais, vediamo un po'. Chi vuole un po' di mais? Mulino per Fesplun, qual è questo qua vicino? Meglio quest'altro qua, qui che ha fatto. Ok, no, è perché quando sono tornato indietro, non so perché, sono andato a dare un'occhiata al programma per lo streaming. Mi ha dato la schermata iniziale. Allora, e quindi adesso. Mannaggia la miseria, ma che è stasera? Sto utilizzando i tasti come se stessi giocando a Ranch Simulator. Ok, perfetto. Ho spezzettato la live, poi vabbè. Metterò le due parti. Allora, adesso vado a vendere un po' di mais qua. 110.000 litri. C'è qualcuno che vorrebbe fare un po' gli onori di casa? Facciamo, spammiamo un po' di canali amici. Super Presidente, che dici? Ti va di fare un po' di pubblicità ai canali amici gentilmente? Orsacchiotten, bravo. Se puoi copiare, se riesci a fare a copiare tutti i link e poi li metti in lista, così io poi me li trovo già nei messaggi. Anche degli altri canali che non mi ricordo, anche di quegli altri amici che magari io non conosco ancora bene, mi faccio una lista e li metto nella schermata principale del canale. Bello questo rimorchio che mi ha consigliato il mitico Miticaccio Wisebot, che fa guest? Fai una cosa, scrivi soltanto il nome dei canali, così io poi. E non ho capito sto Wisebot perché sta facendo lo stupidino stasera. Stai scrivendo, no, il bot ti ha cliccato in realtà. Vedi, adesso puoi scrivere un'altra volta. Devo, mi sa che lo devo proprio disattivare sto bot. Ma ti esce vero la spunta di mi sa che devo settare l'eccezione per
i moderatori qua, perché è un poco stupido. Prova a farlo magari aspettando qualche secondo. E si è ingrippato. Prova magari a aspettare tipo una decina di secondi, che quella magari, che quella mi pare che c'è anche messa la chat lenta là. So, welcome to the stream. Thank you so much for being here. And welcome. If you are watching this video on rerun, thank you so much. Welcome again. Facciamo una cosa, mo apro Discord così eventualmente se succede qualcosa entra nel canale Discord così facciamo le communication, anzi fammi vedere un attimo una cosa qua. Ok, mi pare che ti ha dato il comando. Eventualmente, se vuoi, puoi entrare anche nel canale Discord, maestro. Oppala. E comunque alla fine dei conti, questa mod qua l'ho pagata, allora mi è costata 100.000 euro, però io come sempre l'ho presa usata. Mi pare che ho pagato intorno ai 80.000 o 70.000 euro, 500 cavallucci, e va che è una bellezza, tira una favola. Grazie, se vuoi puoi venire pure sul Discord, che l'ho aperto, mi sono messo in Discord. E ovviamente faccio i complimenti al team La Zappa Storta per la grande vittoria nella gara di Formula 1 di ieri sera. Ovviamente al volante dell'auto c'era il grande il mitico Patacca, che ha fatto veramente una grandissima gara. Immagino. Vai, entra su Discord, il canale quello è aperto, la chat vocale. Così facciamo, onoriamo questo canale di avere la voce del presidentissimo.
Wee, Wopparan, grazie per essere passato in live, grazie per la compagnia. Poi domani vengo io a fare un po' di tifo per te nella tua live. Mi raccomando, seguite anche Wopparan, che vi fate un po' di risate, vi divertite ed è molto bravo, soprattutto nella silvicoltura. Coltura. Grazie ancora, Wopparan. Buon riposo, buona carica batterie, buona corsetta per domani. Comunque, Fenbus, non so se ci sei ancora. Comunque, forse a piantare barbabietole credo sia abbastanza conveniente. Perché utilizzi la piantatrice, quindi hai già un vantaggio rispetto alla semina delle patate, che invece il macchinario è più piccolo. E poi mi pare che a livello di consumo di semi non sia particolarmente costoso. Poi verificheremo adesso qua sulla farm qua e vedremo quanto mi verrà a costare. Grazie per il supporto alla zappa storta. E ovviamente grazie a voi che mi venite a fare compagnia qua. A proposito, poi ho scoperto il metodo per non far schioppare i maialozzi. E ho scoperto anche la causa. Uila! Super ministro, buonasera! Ragazzi, se volete entrate nel canale Discord, perché io adesso l'ho attivato, quindi possiamo fare anche una chiacchiera vocale, se volete. L'ho aperta appositamente per voi. Non vi mettete scuorno, cioè non abbiate soggezione, entrate, tanto qua è casa vostra. Ovviamente, se aprite il frigorifero qua trovate poco e niente. Macho King. Ecco, complimenti a Macho King per la gara di ieri sera. Macho King del team La Zappa Storta, anzi Talebano, se non ricordo male. Gli ha preparato una bella tattica. È stata una bella gara adrenalinica. Raga, ma venite, se volete, venite su Discord. No, ce n'è uno solo, è aperto. Io no, ce l'ho aperto. Gaming è aperto. Ma non ci sei nel mio. Non sei entrato nel mio server.
Ma infatti quella è aperta, la chat è aperta. Se vai nella descrizione della pagina, nelle informazioni, c'è il link, l'invito. Quello è l'invito, io ho il server aperto, non ho messo alcuna restrizione. Aspetta un secondo, fammi vedere allora. Allora, vediamo un po'. Modifica il canale, permessi. Collegarsi al canale. Video. Usare l'attivazione vocale, vediamo un po'. Usare l'attivazione vocale, vediamo un po'. Forse mi senti. Ok, perfetto. Forse. Ora ti sento. Allora, però voi sentirete tutte le clip che sto creando. Vabbè, io ho la musica in sottofondo, quindi può darsi pure che non si riescono a sentire. Comunque buonasera, approfitto per Buonasera. Buona. salutarti e ringraziarti pubblicamente. Mamma mia. E allora dicevo che forse ho trovato la motivazione per la quale mi sono schiantati tutti i maialozzi, o meglio, una buona parte dei maialozzi. Andiamo in cibo. Esatto, bisogna creare più, come si chiama, trogloli, non so se si chiamano così. Infatti, quando ho finito la live, di Ranch, poi ho rifatto la stalla, ho riaperto il tutto e ho messo più trogloli. Quindi, teoricamente, ovviamente ho aggiunto anche un granaio in più con un macchinario per l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo e dovrei aver trovato il problema. Infatti, quando sono rientrato dopo la live, che mi sono andato a fare un giretto, ho visto che già ce n'era qualcuno mezzo schioppato, nonostante avesse aperto. Quindi ho pensato che il problema era che non tutti i maialozzi potevano mangiare. Infatti, i più grossi, se ti ricordi, anche nella tua live stanno sempre vicino alle mangiatoie. Farli schiantare. Comunque io ho cominciato a buttare giù un po' d'alberi davanti alla casa. Però, per continuare ad espandere là. Spic A espandermi. span. Allora. Meno male che mi hai fatto notare sta cosa, perché se avessi dovuto far entrare qualcun altro qua, mai sarebbe stato un problema. Perché io sta chat vocale era parecchio tempo che non la utilizzavo, perché la utilizzavamo quando portavo tipo Eurotrack o American Track e uscivamo in Quella comitiva. lì. Ventotto secondi e vai. SD lunga Allora, carica trattino basso shadow questo, 2106 YT ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. grazie Shadow, benvenuto nel canale, benvenuto, benvenuta nel canale. Grazie per il follow. Buonasera. E qui con noi in questo momento c'è l'amico la zappa storta, poi ci dovrebbe essere Fernbus, ci sei tu ovviamente, c'è chi altro c'è in chat? Io purtroppo Motta al dico. no. Grazie, fai gli onori di casa tu. Motta al dico, dice. Maurizio, la zappa storta. Ah,
Per ora mi dà solo questi. Vabbè, vabbè, allora siamo solo noi. è Talibano 77. E beh, scusami se poco. Vabbè, SDJ Shadow. Sì, già preso. Già. Io Compri. Aprile. l'ho preso. Preordinato. Tu già hai preordinato? Aprile. Ha preso, sì. No, no. Ah, ok. Attendere. Quindi aspetti prima. Ah, ok. Forse non è il genere di giochi che ti piace, quindi. Posso dirti che pure all'inizio, quando volevo prendere Farm 19, ero un po' scettico. Però alla fine ho visto i gameplay, mi è iniziato a piacere. Ci ho giocato. E dal 2019 ci ho giocato per 3600 ore, più di 3600 ore. E quindi diciamo che l'ho preso, l'ho preordinato anche ad un buon prezzo. Allora, andiamo a vedere se funziona. Vabbè, beh, normale, l'avevo intuito. Ma Shadow, tu giochi a Euro Truck, questi giochi qui? Sì, Drammatici sintomi di collasso. Improbabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che fanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelato. Beh, Shadow, diciamo che bisogna su questi giochi qui, anche come Ranch Simulator, ci vuole anche un senso spiccato, un forte senso dell'organizzazione. Quindi diciamo sì, può risultare noioso dopo un po', diciamo che diventa ripetitivo. Questo sì. Ora bravi, Però Brigitte con Bardot, devi sempre fare le stesse cose alla fine. Brigitte Bardot, mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Dicevo che il gioco base sì, può anche risultare ripetitivo, però ci sono le mod. Quindi diciamo che sul Farming 19 non ho mai finito di non mi sono quasi mai annoiato, perché poi scarichi la mod per produrre il pane, quindi con il grano, insomma il mais, produci dei prodotti, invece con le mod qui su 19, invece su Farming 22 l'hanno integrata nel gioco base. Quindi sarà anche già più impegnativo Farming 22 rispetto a 19. Sarà un po' più basato sulla produzione. E poi, ecco, come mi fa notare l'amico Maurizio Max, è un multiplayer crossplay, per cui un utente da PC può giocare su un server con chi ha una console, ovviamente con tutte le limitazioni del caso. Questo è chiaro, perché gli slot sono limitati su console, ecco. Però diciamo che almeno questo è un Ciao, po' il in più. sure face. Ha capito? E quindi questa è, diciamo, c'è una buona differenza. Poi ovviamente De Gustibus. E allora, Euro Truck pure io l'ho portato ieri sera. Sto portando la serie, quella lì, la sto dedicando a quella lì, nel venerdì alla DLC Volvo, mentre invece il martedì, se sei appassionato di vecchie glorie, il martedì pomeriggio dalle 13, scusa, dalle 15 alle 18 circa, porto il Turbo Star, una vecchia gloria,
Il Turbo Star di Ralph Garage è un'ottima mod. Dipende sicuramente dai gusti, sì. Per cui sì, Io per dipende. esempio FIFA mi sa una palla totale, per dirti. È questa dicevo, però Tanto poi. è come, ma è come la stessa cosa, come esempio, se prendi due giocatori di farming e a te la mappa Italia non ti piace, a me mi piace, è la stessa cosa, è sui giochi, insomma. Sì, ma infatti è per questo che, come Dai, con giustamente quegli occhi mi dicevo, spogliano! Spogliatoio! Ma infatti io per esempio non critico nessuno dai gusti perché, come dire, c'è cioè, a chi piace la fotografia, a chi magari piace suonare uno strumento, sai, e per No, no, ma cui. farming comunque, francamente, risulta ripetitivo e in molti, per dite, cioè fattoria grande, in molti con 5-6 giocatori, ma anche da due, insomma, per dite, però 5-6 giocatori dove c'è abbastanza affiatamento, vedi me con Certo. Cippo, per dite che seguiamo per culo per tutta la live, per dite. E arrivi praticamente che arrivi a fare 2 ore e 10, 2 ore e mezza che non ti sei nemmeno accorto. Però durante la settimana quella mappa lì sta e lì non si muove, cioè potevamo entrare per ditte mezz'oretta, per ditte loro, io, insomma, chi sia riccio a mettere a posto i mezzi, roba male, perché capace era finito la live all'una e non ci aveva avuto voglia di mettere a posto i mezzi, però ecco che non la giochi durante la settimana, se tu. Infatti pure io ho fatto la stessa cosa, sono entrato 10 minuti prima della live, mi sono sistemato un po' i mezzi, ho visto quello che devo fare, anche se buona parte l'avevo già preventivata e poi insomma sono entrato in live, mi sono fatto due conticini, ho visto quello che devo fare, partito e sono partito nella live. Checo 2003 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Cioè, per dire, se per esempio vedi Wopparun che prima era Grazie, qui, grazie. Io lui per dimostrarti la mia 15 giorni, riconoscenza ti 20 darò giorni, 120 lire al mese, la va bene? mappa lui la divora. Sì, Lo sempre. Lo giochi gioca tra molto l'uno e di mega più di 2? noi, Sì, però d'accordo, lui, va bene. lui gioca solo a quello, perciò lui la mappa la divora e cambia la mappa. Io penso che sia uno dei pochi che penso abbia giocato tutte le mappe. Sicuramente. Comunque. Benvenuto a Checco 2003, benvenuto nel canale, benvenuto nella live. Qua con me in questo momento c'è l'amico la zappa storta, c'è Maurizio Max, poi c'è chi altro c'è in chat. Vabbè, e Montare. poi ci sono altre persone che probabilmente stanno guardando la live. Shadow, giusto? E ci sono gli altre persone. C'è un Gais 04. Ah, buonasera, ma ha salutato prima, guys. Ciao, nessuno è fesso. No, Ha capito? io sulla mappa di copertura mi dice. Dice. Sono Quello ma. che fa Maurizio, tu durante le live tu vedi Maurizio a un certo punto e fa buonasera Mark, per dite, no? E io dico, ma non ha salutato mai. Dico, perché vai sulla lista dei moderatori e tu vedi tutti quelli che sono collegati, no? Certo, però per esempio alcune visualizzazioni non sono online, cioè magari sono persone non registrate che guardano tramite app o altre le Alcuni live. sono i moderatori di Twitch, per farti capire. Alcuni, per esempio, tu c'hai Anater, TTV, Viewer, questo è un programma. Sì, no. Casino X è un programma. Vedete, Oven 3D è un programma, è un moderatore, vedete, o comunque è un programma. Sì, lo so. Vedete, questi tu c'hai praticamente di 19 8 persone collegate, ma alla fine in verità sono una, due, 3, 4, 5, 6, 7 persone. Vabbè, lo so perché poi,
Quelli sono le app, diciamo così, che monitorano la live. Sì. Per esempio, ti faccio una spiata. Brixia, Brixia c'è, Brixia ti sta controllando. Uè, Brixia, e tu non ti fai sentire? L'hai scamato. Buonasera, Brixia. Non lo diciamo a nessuno che stai qua. Ci sei, batti un colpo, Brix. Di Batti. tosse, eh? Batti un colpo di tosse, Brix. Ranch Simulator, che tu gestisci un ranch, ovviamente devi, c'hai i maiali, le mucche, gli unici animali che ci sono, Sì. e vai a caccia di cervi e orsi. E poi puoi produrre anche i derivati dei latticini, del latte, puoi produrre anche derivati di carne, insomma c'è da organizzarsi là, perché all'inizio pure io un po' lo prendevo sotto gamba, però poi una volta ho capito che bisogna utilizzare lo spirito di iniziativa, allora là poi mi sono sbizzarrito un pochettino a fare anche delle costruzioni strane. Inizialmente è molto difficile, posso dire. Inizialmente, se poi lo giochi da solo è difficilissimo. Perché devi fare i soldi, non è che ti arrivano tanti soldi, perciò devi andare a caccia, riuscire a cacciare. Considera che gli orsi, c'hai 9 orsi da cacciare, 9, 10 orsi, 12 orsi, e poi dopo devi aspettare 2-3 giorni prima che ti ricompaiono gli orsi. Sì, poi soprattutto Capito? quando arriva la stagione invernale. Eccolo qua, Brixia, buonasera. Infatti anche a me è capitato in alcuni momenti, in alcuni periodi del gioco, che quando iniziava a nevicare, dicevo, mamma mia, ma qua che devo fare? E allora mi organizzavo con i derivati del latte, facevo queste cose qua. Infatti cerco sempre di tenere una scorta di carne, di latte, proprio per questo fatto qua. Perché almeno quando sto un pochettino così, un po' imballata e non capisco ancora quello che devo fare, inizio a produrre le cose, poi man mano, boh, come fa pure tutti, vengono in mente le idee e le metti in pratica. Però quando vedi la neve, la orsacchiotta in zero praticamente. Mi è capitato in diverse occasioni, puoi girare quanto vuoi, ma non li trovi. Anche quando piove, se ci hai fatto caso, noi ne abbiamo visti due o tre. Sì, ne è più di tanti. Infatti, quando piove o ci sono quelle tempeste di vento incredibili, dico, non è cosa. Benissimo, come stai? Brixian. April, quelle pizze diventano due. Ah, tosse, ai Ma ce l'ha tanta, no, ai ai. Aia. tanta, tanta, tanta. Ma so pure sti periodi strani, ma almeno qui dalle parti mie il tempo è ancora abbastanza tiepido e ti vesti leggero e magari ti esponi al sole, ti sposti all'ombra, puff, e ti becca quel venticello e ti viene il raffreddore. A tosse, mal Considera di che culo. stamattina lavoravo a maniche corte. Caspita. Poi quando cala il sole arriva la frescura e ti frega. E quella a me un sacco di volte mi ha fregata la frescura. La frescura te se e te se pip 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 pip. Capito? Bip bip. Spogliatoio. Maurizio si sta divertendo con i sound alert. E lui è così. Beh, Oh, ma io infatti li ho messi apposta, sto con scemo. quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Questa è una delle tante frasi che molto spesso utilizzo per divertire. Insomma, le amiche, quelle un po' più giovani che non conoscono
il grande Totò, o magari in generale chi non conosce il principe Antonio De Curtis, allora ogni tanto metto un po' delle sue più grandi battute. Poi c'è anche Siamo uomini o caporali, quella della carta bianca, che la maggior parte di noi, diciamo più o meno, dovrebbe conoscere. E mo stavo valutando altri sound alert da usare nel canale. Sì, Brixia, L. Grant. Ho fatto un grant campo, ti faccio vedere una cosa. Capo, signore. Capo, ci sono i minuti contati. Mi devi fare una cortesia, I mi devi tre fare un bel favore. campi li ho uniti, 16, 14 e 15. Ho Basta che mo. fatto un grande campo. Mi fai una. Oddio, c'è una bella bila grossa a spina. Le cose ci sono i minuti contati. E perché prima, se tu sai, la configurazione dei terreni avevano una striscia orizzontale e una dritta così. E Capo. quindi li ho uniti perché quella striscia là, diciamo che non mi permetteva di poter piantare Guarda, altre cose. Tolta quella lì, ho recuperato altri 40.000 litri dove di ci sono andati? raccolto. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Hai battuto pure il mio record, 5 e 15. E Allora, un questo attimo soltanto. che è birra. Birra? Ma che birra, questo è sudore, non c'è provato E che a cavallo di cavalli, quando sudi fai la schiuma. Ma io ti ammazzo, te lo dico, dai. Struppo, Adesso ma alzi l'orecchio, dai, state fermo, dai, che la fa. Mi sentite? Sì, mi sa. Rientrato, allora, vediamo un po'. Allora, eccoci qua. Mi Allora, sento. come si usano gli alert? Allora, c'è un programma, c'è un'applicazione di Twitch che ti permette di poterli utilizzare. Esatto, sì. Andando a destra, se stai sul PC, quindi sul computer, o in alternativa su dispositivi come cellulare e tablet, basta andare a aprire la chat e nella barra ci sono due icone. Una di quelle è un Leggo con gli occhi, mi spoglia. Spogliatoio. Perfetta, trovata allora. Ce ne sono ancora altre, scorrete un po', andate un po' più verso la fine. Non siate pigri, su, su. Ma 30 secondi. Ho messo dei mini alert giusto per movimentare un pochettino la chat. Però scorrete. L'hai letto che ha scritto? Ah, perché se è scuro, se è bianco, biancheggia, se è scuro. Che gentaccia brutta, sì. Ma pensa che lui è super ministro, tra l'altro. E io Da vago! me lo E sai. io vago! Sì, vabbè, ma c'è. Questa qui è l'aperino, questo gioco di parole. Sì. Mi ricorda il mitico Alvaro Vitali. Ma aspetta, Maurizio, ma ho visto che il Giro d'Italia passa per Osimo, ma gli hanno detto che ci sono 664 rotatorie ogni 3 secondi di strada?
Probabilmente sei un politico. Sì, è il nostro politico. Il nostro politico, lui lo puoi trovare su tutte le lives. È il super ministro DJ. Io sono partenopeo della Campania. Ci siamo tutti, guarda, io umbro, lui marchigiano e Brixia lombard. Però è passato per casa tua. Ah, quindi eri tu quello lì che ha offerto tutte le bibite, le bottigliette d'acqua ai corridori? O è l'organizzatore? Brixia mi sa che è l'organizzatore del giretto. Vicino Macerata, ci siamo passati con Gippo l'altra volta. Il mitico Gippo. Sì. Gippo. Sta ricordando come me lui. Comunque annuncio che stasera è ritornata una grande coppia a fare live. Non dico il nome perché non, giustamente non devo... Vabbè, vai, non ti preoccupare, tanto il canale, figurati. Erano stati bloccati per Covid. Ah, meno male, dai, l'importante è che sono tornati, che stanno bene, e ritornano un'altra volta. Uno era stato bloccato per Covid, il resto, e l'altro ha aspettato il socio. È una grande forma di rispetto, e meritano un plauso. DJ è comparso adesso che sono là. So da quanto non so se gli è arrivato un ride perché io vedo alcuni dei 200 milioni che seguo e loro sono passati penso da 2 o da 3 a 9. Buono, dai. Ottimo, l'importante è che, come dire, esatto, questa è la prima cosa, poi 178. Tutto il resto che l'ha riguardata sta cosa, dai, non gliela fai a caricarla sta bit su forse. E come diceva Massimo Troisi, la battuta, quando c'è l'amore c'è tutto, invece no, quella è quando c'è la salute c'è tutto. Questa no, invece no, quella è quando c'è la salute c'è tutto. Sì, ma io devo comprare la macchina per recuperare le barbabietole da zucchero. Ma il motore di quale potenza deve essere? Super ministro. Vabbè, ma ce l'hai il trattore, ti basta. Oh. No, ma quella no, è la raccoglitrice. La raccoglitrice va da sola. No, aspetta, ma Maurizio non ha agganciato il sound alert. E io vado! Sì, ma chi offre stasera il macchinario? Perché io qua... qua c'è da... era distratto, chissà che sta facendo Maurizio. Il tuo canale, dai. Ero distratto. Quella Gippo. Gippo. Palle spuntano le corna, vedi? Il mitico Gippo, secondo me, stava dietro alla finestra. Appena ha sentito che abbiamo nominato il suo nome. Non me lo dà. Pensa tu. Scappa anche alle leggi Che c'è? Tranquillo, non c'è niente. Siamo tra amici qua. Ecco qua. Non si poteva più lavorare al buio.
Se c'hai Gippo aiutate, lui come se fa un po' del e scuro. Io vado! E io vado! Sì, ma io però ho chiesto la potenza di questo motore, da quanti gigawatt deve essere? Vediamo un po' se qualcuno riesce a darmi la risposta esatta, dai. Gli ho dato pure un aiuto. Oh, sarà questo. No, no, questo aggeggio elettrico. Ma ci vuole una reazione nucleare per generare un 21 gigawatt di elettricità. Che cosa ho detto? Grande. A volo, mi capito. Perché ti rifà vedere dopo 30 secondi, devo rinare a cercare una cosa e l'altra non lo trovo. Ma tu quanto tempo mi consigli di settare per quanto riguarda i sound alert? Dipende da quello che ti capita. Cioè, io per dirti, per esempio, nelle live non mi è. Fede trattino basso gamer mie, per dirti, non c'ho problemi, che magari la gente comincia a spammarle tante dei continuo, per dirti, non c'è problema. Il problema è se ti arriva gente che comincia a mettere uno dietro l'altro che tu non chiacchieri più e te rovino la live e basta, insomma, è quello il problema. Ho capito. Cioè, vedete, se ti arriva uno e comincia a mettere io pago di continuo, poi veramente paga le pizze, come dice Peppinillo, quelle pizze diventano due. No. Tieni quei 30 secondi perché già è gestibile. E io comunque fra un sound alert e l'altro c'hai 30 secondi comunque dove tu puoi chiacchierare. Certo. Però vedete, se becchi quello che ti comincia sempre a spammarteli tutti uno dietro l'altro, quanti ce l'hai? Ce l'hai parecchi anche tu, mi sa, perché io ce l'ho a 30. Ce n'ho credo più di una dozzina, sono due o tre sezioni qua, due o tre paginette. Buonasera Fede Gamer, Fede underscore Gamer 200, benvenuto nel canale, grazie per il follow e benvenuto nella live. Scusami se non ti ho potuto salutare prima, ma non volevo interrompere il presidentissimo La Zappa Storta, che in questo momento mi sta onorando della sua presenza qui nel canale e nel canale Discord. Poi c'è l'amico Maurizio Max, c'è chi altro c'è? Dite presente, chat, dite presente, facciamo l'appello, dai. Intanto qui sul divano, forza. Ecco, ottimo, Shadow. Oh, vedi come escono. Considera che anche il titolo ha risposto presente. Reattivi, ottimo, bella questa reattività, mi è piaciuta stasera. Con quegli occhi di spogliatoio. Ci siamo ancora addormentati, fortunatamente. King stasera ha dato buca, ma cioè, no, è passato prima se non mi sbaglio. Ma forse starà streamando, perché eventualmente poi... No! Ti... Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Io non vedo i streaming in live. O può darsi che starà riposando. Del gruppo nostro ci sei solo tu, l'app. Ah, solo io sono in lives. Sì, del gruppo nostro sì, sei solo tu. Ah. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ma Gire, quando lo senti me lo saluti, ovviamente, sicuramente. Ma sarà, tu ti iscrivi al canale WhatsApp mio della Zappa Storta, c'è anche Gire lì che ogni tanto ci degna di un saluto. Devo fare questo salto. Duke Greenelf, buonasera carissimo, bentornato nel canale del gruppo WhatsApp della Zappa Storta. Anzi, vedi, non ti ho fatto pubblicità sul gruppo, vedi? Che bastardo! Beh, non fa niente. No, come fa niente.
Tanto stavamo a commentare che Machu King ha mangiato le fagiole, stavano a commentare. Meno. Mitico, mitico super ministro, grazie. Sembra operativo. È uno streamer anche di Hook. Un po' di sana pubblicità. È come minimo, qual è il canale che si fanno le pubblicità a tutti quanti? Secondo voi Farming 22 è merito oppure è meglio passare? Io se non tocco con mano e non guardo con i miei occhi non posso giudicare, quindi bisogna guardare. Poi De Gustibus, come mi diceva qualcuno prima, c'è a chi piace e a chi non piace, per cui diciamo che... il problema è che l'abbiamo già trattata come chiacchierata, insomma, per dite, però che per PC è quello che stavamo a dire l'altro giorno. Oramai il PC ha perso potere, ormai giocano per, cioè creano e giocano per solo per soldi. Sì. Ah, football bene, ah. Cioè, chiedo scusa allora. Ah, ok, FM22, ok, no, l'ho visto male, gli chiedo scusa. FM, scusa. Football Manager 22 non l'ho ancora giocato perché sto aspettando le magliette della serie A, B e C che ancora non sono uscite, perciò non c'è da giocare. Ora però non so se ci ha giocato Miticaccio in qualche altra live, Football Manager, non so se era lui o qualcun altro. Per lì, Brixia, è sempre lo stesso gioco, cioè alla fine ti dà piacere come tutti i giochi che ogni anno escono nuovi. È che secondo me è bene che cominciano a abbassare un po' i prezzi, perché comunque non posso andare a comprare a 31 sterline perché voglio risparmiare invece di comprarlo in Italia, vedete. Ma Football Manager è datato questo gioco, perché mi ricordo che anche, non so se alla metà degli anni 90, ma anche la prima metà degli anni 90 girava su DOS qualcosa del genere. Football Manager, il nome Football Manager nasce dal Commodore 64. Ah, ok, ecco, forse perciò mi ricordavo qualcosa. Poi, ovviamente, la carcassa di questo gioco era Scudetto 92-93. Ah, ecco, ok. E poi dopo è diventato Championship Manager, che anche questo nome veniva da Commodore 64, poi è stato ricambiato con Football Manager perché comunque negli anni si sono, diciamo, separati i soci. Prima era la leader che lo dava, insomma, poi è arrivata la, insomma, sono arrivati altri, insomma, altri soci, come si dice. Il problema è che comunque è un gioco alla fine bello a chi piace, per dirti certamente, molto tecnico, perché poi alla fine, se non ti dico quasi che poi uscì col patentino, poco scemacca. Tu te lo ricordi PC Calcio? Questo si girava su DOS, mi pare. Guarda, 93-94. Lo puoi ancora scaricare, perché c'è un sito che lo dà gratuito, poi a pagamento te lo dà con il database di quest'anno, però il gioco originale te lo danno gratuito, quello come Mame 36 là, quello lì che conteneva tutti i giochi cabinet, per farti capire, quelli lì che si metteva la 200 lire poi la 500 lire e si giocava. Football Manager è stato utilizzato per anni da molte società di calcio reali per trovare calciatori da acquistare. Duke, non lo sapevo sta cosa. Sì, era uno calcio. Scopritore Firmino è uno degli ultimi scoperti tramite Football Manager. Caspita. Quindi un po' come Flight Simulator, sul quale magari uno aspira a diventare pilota e si esercita, anche se poi, come disse Jason Farm, non tutte le procedure sono quelle lì.
Per dirti, per esempio, alcuni anni fa una squadra dell'Azerbaigian ha ingaggiato uno dei migliori allenatori, perché c'è una classifica di punteggio, e uno dei migliori allenatori che c'era su Football Manager come allenatore della squadra. Caspita, ci scrive Brick. Allora, se tu consideri, se tu vuoi fare tutto te, devi organizzare allenamenti generali, allenamenti individuali. Tattica, la tattica da usare con i vari schemi, roba varia. Cioè, se tu vai a considerare che tu, perché live non va come gioco? Perché strutturalmente è molto lento, perché tu fra una partita e l'altra devi comunque guardare, ricontrollare se il giocatore quello sta migliorando, se quello non sta peggiorando. Vedete? E sì, poi c'era, aspetta, chi era quell'altro inglese che era un altro uguale, c'era 16 anni. Wayne Era Rooney dice Greenelf qua, ricordo Wayne Rooney, quindicenne, che nel gioco diventa un fenomeno esagerato facendolo crescere, poi in realtà è diventato davvero un fenomeno. Poi scrive ancora Brixia, beh, l'ultimo. Ultima cosa successa, un giocatore cileno convocato in nazionale grazie a questo gioco, Football Manager. Caspita, quindi per chi è profano come me lo sottovaluta, ma alla fine quindi è simulativo, diciamo, molto simulativo, molto realistico, direi, arrivato a questo punto, visto che ti molte. metti lì a fare 4 ore di gioco, se ti appassiona non te ne accorgi nemmeno. Caspita, immagino. Perché poi chi è appassionato del genere è normale, si mette là e si mette lì. Puoi portare live, perché ti ho detto, fra una partita e l'altra in teoria dovresti mettere a guardare mille cose, roba varie che non guardi. Chi lo porta live, vedete che c'ha un bel seguito, solo a parte sono quasi tutti stranieri, inglesi o okay. Perché in Inghilterra è un must, insomma, di questo gioco, non è che dice, guarda caso come Farming Simulator in Germania, vedete, Football Manager in Inghilterra è, a parte perché è inglese, è molto seguito. Infatti dice Greenelf hanno sempre avuto una squadra di osservatori esagerati. Faceva qualcosa per questo gioco, Caspita, io mi ricordo che ho provato un po' su PC Calcio. c'era un coso, insomma, loro c'hanno in Italia, beh, c'è famosi famosi, c'è Panoz, Giangiomen, che sono, diciamo, sono giocatori che se lo mangiano proprio, insomma. Caspita. Hanno qualcosa dentro all'interno proprio del coso, cioè passano i titoli di coda, insomma. Poi scrive sempre Greenelf Sì, è un eppure. streamer. Ah, ma è stato fatto lasso a questi altri amici qua. Quest'altro che sono in live con noi, sì, a Brixia, a Duke, gli ho fatto, insomma. Greenelf. Maurizio, se gentilmente. Ah, perfetto, ok, a posto. Allora, dice Greenef, eppure Zappa su Twitch c'è Luculus che fa bei numeri con il Football Manager. Se tu Duke parti adesso live, vedete, vabbè, tu mi dici, Car, you vabbè, should have ho faced. pigliato Ha capito? 200 follower, ma sia io che Brixia inizialmente portavamo sto gioco live, e non c'è un seguito proprio, cioè la gente non ti segue proprio, cioè, quelli che poi dopo l'hanno cominciato a portare, forse inizialmente ti sei creato una bella fetta. Forse Certo. se sai l'inglese, forse ti salvi ancora meglio, perché riesci comunque a interagire anche con. Però io non c'è, io per esempio, io che c'è gioco non riesco a seguirli. Cioè, mi sa palloso, cioè, mi sa. Cioè, lento come gioco, non è che dici. Ora, se dite, io entro nella live di Brixia, lo sta a portare live, cominciamo a parlare, roba così, sì. Ha detto Greenelf, capito.
Eh sì, effettivamente, guarda, io ti dirò di più. Io una volta ci ho provato a giocare a PC Calcio, però, ecco, dicevo che ci ho provato, però non essendo non appassionato, ma diciamo non ferrato nel campo, fai una squadra così, però poi alla fine non è che ti dura tanto. Infatti, ho fatto una formazione, però se non sai dove posizionare un determinato giocatore in una determinata posizione, come hai detto tu, alla fine poi non rendi bene. E poi dice Greenelf, dice: beh, dai, allora un po' come farming. Allora, forse si riferisce al fatto che non è molto, diciamo che ha un pubblico di nicchia, va? Se si può dire così. È quello che stavamo a dire prima. Farming, se tu lo consideri, risulta palloso. Però qual è la bellezza di farming? La bellezza di farming è perché tu lo puoi giocare. Certo, dice Greenleaf, se ci parli sopra lo rendi interessante, forse Greenleaf intende dire se si fa una specie di tutorial, diciamo con la spiegazione, tu intendi questo, dici Greenleaf. Sì, però per dirti, per esempio, cioè, farming, se tu lo giochi in multi, lo puoi giocare in multi, per dirti, te lo trovi, giochi in multi, trovi un gruppo che comunque sei affiatato, vedi, per dirti, ci sono dei bellissimi gruppi di persone che giocano farming, italiani, sono 5, 6, che giocano e parlano fra di loro, discutono e parlano di farming. Rendono la live molto più interessante. Cioè, tu porti Football Manager, sei solo, giochi comunque da solo, perché non è farming che comunque uno sta trinciando, quell'altro dietro col trattore, o uno sta trebbiando, un altro dietro con la pressa, un altro dietro a raccogliere le balle, e comunque sullo schermo ci vanno tutti e tre, perché se tu giri il campo lo vedi tutti e tre, però Sì. lì sei solo te. Cioè, la tua partita, la tua cosa, che poi non è che dice, arriva uno, dice: vabbè, fammi giocare Filomeno perché è più forte. Cioè, non è che come qui dici, vabbè, tu dici oggi che volevo seminare, e io ti dico, vabbè, semina colza. Vedete, lì è un'altra questione. Cioè, secondo me non c'hai, non interagisci con la chat, quello è il problema. Mentre che qui puoi interagire con la chat, con Farming o con tantissimi altri, anche con Fly Simulator. Sì, la segui la live, ma chi sta a pilotà si diverte, ma chi sta a seguire la live che si diverte a fa. Certo, poi dice ancora Duke, vediamo un po'. Se ci parli sopra nel pintessa, scusa, poi c'è Brixia che dice footballa. Manager può interessare. Può diventare interessante se c'è confronto con gli spettatori. Sì, un po' come tutti i giochi, perché voglio dire, se uno fa la live, ma la fa che parla solo lui, sì, sicuramente diventa come dice, monotematica, insomma. Sì, ci vuole sempre qualcuno che magari l'interazione con il pubblico, sono sempre stato del parere che è estremamente importante. Ho detto estremamente perché l'interazione poi ti permette anche di maturare e migliorare pure, perché ti confronti pure con i gusti di altre persone che magari se ne capiscono più di te ti possono dare anche una mano a migliorare. Ovviamente se la persona con cui si interagisce accetta anche le critiche e magari ammette pure che qualcun altro ne sa più di lui e quindi dice: ok, visto che ne sa più di me, come ho fatto io su farming, alla fine poi si trova anche a fare anche dei buoni risultati. Sì, però per esempio vedi su Farming, io entro sulla tua partita e ti dico: Madonna, bello quel rimorchio del camion, no? Sì. E tu mi dici la mod. Entri su Farming, su Football Manager, dici: che tattica stai giocando? Sto giocando questa, ma quella tattica è fatta per quei giocatori. Cioè, non è che io prendo quella tattica e la porto sulla squadra mia, che per dite, io alleno il Perugia, tu alleni la Ternana. Vedete,
e io vedo che tu con la Ternana sei primo in classifica con quella tattica, io prendo quella tattica, la metto su Perugia, se cioè non potrebbe e più di una volta è successo che quella tattica non va. Vedete, sì. Non è come la mod, vedete, su Farming o su altri giochi, vedete che ci sono cose che tu vedi e non ti funziona, questo è il problema. Certo, ti entra, vedete, ecco, sta a giocare a Brixia, entriamo io, Duke, che conosciamo il gioco, Arvid, che lo gioca e lo conosce forse anche meglio di tutti noi, perché comunque ha fatto, mi sembra, il beta, anche il beta, il tester beta, insomma, vedete, e se mettiamo a chiacchierare una cosa e l'altra, siamo noi quattro, chiacchieriamo, vedete, potrebbe arrivare gente che comunque sente la chiacchierata, la coinvolgi, allora sì, il problema è che devi andare a cercare gente comunque che più o meno sa il gioco quanto lo sai te, o magari interessata. Sì, ma allora dice Brixia: il pregio di Lucullus è che ha una conoscenza fenomenale delle dinamiche di gioco, quindi sa raccontare le tattiche e arredati dinamiche. Ma che Duke, quello che tu hai detto lì, c'è un sito che lo fa. Trovi il bimbo minchia smanettone che per dite l'ha trovato e ti dice: guarda, c'è questo, cioè per dite, se tu vai a già cercare, ci sono già tutte le workshop di tutti i giocatori forti che ci sono quest'anno. Capito. Poi dice ancora Duke: poi ho visto una live di Lucullus con la gente che gli consiglia calciatori sconosciuti in chat, lui li va a vedere, li commenta, li valuta, se c'è roba buona poi cerca di acquistarla. Insomma, lo spettatore si sente coinvolto. E quello è un po' quello che facciamo, cerchiamo di fare noi, no? Che cerchiamo di non essere le star, ma cerchiamo di coinvolgere il pubblico, insomma. Cerchiamo, io soprattutto, un po' tutti quanti noi cerchiamo l'interazione diretta con il pubblico, cercando di chiedere un consiglio, come ho fatto io ad esempio su House Flipper in qualche altra occasione. Così come con quanti... quegli occhi mi spoglia spogliatoio. E dicevo anche quando ho chiesto a te un consiglio su Farming, mi hai dato il consiglio e il consiglio ha funzionato, e quindi io lo dico che il consiglio che mi hai dato me l'hai dato tu e non è farina pseudo farina del mio sacco. E quindi sì, comunque credo che sia estremamente importante l'interazione con il pubblico, perché non deve essere spettatore ma deve sentirsi parte integrante di una programmazione, di una live, queste cose qua, altrimenti tanto vale guardare un film, no? O guardare qualcosa così però non lasciare spazio alle persone di esprimersi e di dare un eventuale consiglio. Il problema è che adesso, a parte che ci sono un mare dei giochi, ma quello che per esempio stavo dicendo, non mi ricordo chi, è che il problema è che siamo sempre lì, cercare di tenersi gli spettatori non è facile, perché comunque per coinvolgerli tutti, vedete, poi per esempio io, te che portiamo diversi giochi, vedete, abbiamo il gruppo grosso per dite de Farming, poi dopo c'è il gruppo de Ranch, il gruppo de House Flipper, il gruppo, cioè alla fine io per dite, che ne so, The Hunter, mi sa bello giocarlo, guardarlo, mi sa palloso, balloso per dite, e non vado a vedere live su quel gioco per dite, certo. O comunque lo porta a Brixia, allora vogliamo, famo una chiacchierata generale, dite, mi metto lì su Discord e chiacchiero, roba così, intrattieni più o meno quelli che te entrano, mentre che sta a cacciare, so, uno gli chiede una cosa, gli risponde te che stai su Discord o che sia, insomma. Però Farming come altri giochi te porta più interazione col pubblico, perché vedi che è successo spesse volte, e poi per fortuna Santo Maurizio che me le bypassa lui, ti arrivano e ti fanno, dice: ah, bella sta mod, roba, è bello sto trattore, dice: ma dove l'ha trovato? Dico, di là, paf, e mandi il link, no, per ditte. Certo.
È quello, insomma, su un gioco di calcio come FIFA è la stessa cosa. FIFA, tu ti metti a guardare uno che sta giocando, sì, bravo, cioè, e chi gli chiedi? Scusa, che joystick c'hai per giocare bene così? Cioè, alla fine è quello, insomma, cioè. Ho capito, sì, l'argomentazione diciamo diventa un po' più limitata rispetto ad altri tipi di giochi, effettivamente. Questo è uscito nuovo, per un mese e due puoi scoprire talenti, poi scappano fuori, cioè, quelli soliti rimangono. Eh beh, sì, Poi sicuramente. dopo ogni partita c'ha il suo talento. Cioè, vedete, nel momento che vedete, entro e trovo Dab come talento, bene, l'ho trovato io. Ma c'è il rischio che se vengono chiamati i famosi regen, sarebbero rigenerizzati, insomma, vedete, un giocatore smette di giocare e viene ricambiato con quello. Infatti, vedete, cioè, viene scritto il futuro Messi. Se smette Messi a giocare, quel giocatore che viene creato gli viene scritto sotto il futuro Messi, che Caspita. poi potrebbe essere argentino o non. Perciò, bravo te che l'ha trovato, ma è successo sulla tua partita. Non è detto che sulla mia partita esiste quel Dab come giocatore che può essere forte, oppure potrebbe anche non esistere proprio come giocatore. Quindi Niente, diventa. finché tu trovi quelli che ci sono di default, che vengono creati di default, bene, poi dopo è tutta una cosa tua, te lo vai a cercare. E quando l'hai trovato, io non lo c'è il rischio che posso anche non trovarlo io sulla mia partita. Lo posso trovare, è una pippa, vedete, Ok. quando lui lo portò lui, gli avevo detto due o tre giocatori, ma anche di più, 4-5, e vedete, mezzi non c'erano. Quindi diciamo che è un fatto soggettivo, dipende dalla partita, magari dalla sincronizzazione del tempo e poi dipende pure dalla fortuna, quindi nel riuscire a trovare un bravo giocatore, No, è se che ti devi mettere lì e andare a cercare nelle così. statistiche le cose, e che però tu, mentre che io le sto cercando, tu che stai a guardare la partita, ti sciacchi dalle scatole. Cioè, Capito, sì. non è che dice, mentre che posso guardare la partita, guardo tu che movimenti fai, come crei la tattica, roba varia, potrebbe essere interessante, perché ci fai anche un tutorial per dite, no? Per dite, che ne so, dici, come fai a distinguere se giocare con una tattica offensiva e difensiva? Vai a guardare le caratteristiche dei tuoi uomini, se vedete possono fare un gioco offensivo, ti fa fare un gioco offensivo. Certamente, se tu hai una squadra di lenti o roba aria, non ti puoi andare a fare un giocatore, una tattica offensiva, la farai difensiva, che ne so, che sfrutti i contropiedi perché c'hai uno stronzo solo che ti corre, per dite, e lo sfrutti solo lui. Ho Vedi capito, sì. come tu la nazionale, vedi la nazionale italiana, c'ha 13-14 giocatori. Basta che ti manca un giocatore, vedi ieri che hanno fatto rive. Ho So più sentito. che dite, e so più o meno gli stessi giocatori che c'erano, che hanno vinto l'Europeo, che hanno avuto una botta di fortuna con la Spagna, sì. Il restante era perché era una squadra che comunque amalgamata, unita, roba varia, e ha portato avanti. Altruista, giocava, se giocava l'uno per l'altro, ma se tu consideri quanti attaccanti hanno segnato e quanti centrocampisti hanno segnato. Sì. Anche ieri ha segnato Di Lorenzo, è un difensore. Cioè, se restiamo aggrappati forse alla qualificazione mondiale, perché un difensore sono. Non te lo so di Brixia. Io non te lo so di perché non l'ho giocato ancora, perché io finché non ho scaricato tutte le mod che mi interessano del Football Manager non lo comincio. Perciò già ho messo i nomi reali, perché Juventus non si chiama Juventus ma si chiama Zebre. Vedete, già l'ho rifatta diventare Juventus. Vedete, io sono malato ancora peggio di tutti, perché metto i cartelloni pubblicitari, è bellissimo, perché è un gioco, vedete, di 20 giga lo può far diventare 140 giga se ci metti tutto, e non crasha almeno. Caspita.
Shadow, hai ragione. Brixia dice: no, beh, ho visto le dinamiche del gioco, il gameplay è migliorato. Il gameplay è migliorato perché è capace che dove tu hai visto quella cosa è perché lui ha azzeccato la tattica. È stato sempre così, eh. Se tu c'avevi il gameplay era sempre, inizialmente era sempre cross sulla fascia, lancio lungo sulla fascia, cross, testa, gol. Hai letto l'ultimo commento di Brixia? Aspetto. Aspetta che lo compro e vedi come cresce. Ah, questo è bello. Ah. Arrivi tutto convinto, fai la live. Allora fai, ragazzi, oggi giocheremo a Football Manager. Si parte, oh, pivo, e si blocca. Per esempio, se tu mi dici lo compro, Arvid dice sì, ce l'ha, vedete, e volemo fa, vedete, che ne so, un giorno a settimana la live dove lo porti te, lo porta Arvid, lo porto io, insomma, vedete, e si gioca tutti e tre insieme, forse crei più Un piccolo pubblico. un piccolo più pubblico lo crei, perché comunque fra di noi se sfottemo pure e chiacchieri, forse sì, fai un campionato, vedi, che ne so, la serie C, partiamo tutti della serie C, girone B, per dite che più o meno c'è il Gubbio, ci sono squadre comunque più o meno delle nostre parti più pure, per dite, tenti una sfida quel modo, lo puoi fare. Eh sì, perché tutto dipende dall'interazione, poi bisogna anche saper, come dire, portare un prodotto, saperlo presentare, ecco, per cui ci vuole anche, bisogna conoscere anche abbastanza bene quel prodotto prima di portarlo, a conoscenza, per cui una live piuttosto che un'altra cosa, io pure io so così, io per esempio prima di portare Ranch Simulator in live, ci ho giocato una decina d'ore, ho iniziato a capire più o meno il meccanismo qual era, ho iniziato a capire come poter guadagnare queste cose qui, e poi dopo ho iniziato a portarlo in live e ovviamente le cose che ho capito di quel gioco, come ho fatto prima con te per quanto riguarda l'alimentazione degli animali, così per altre cose che ho capito, e quindi ho potuto appurarle da me stesso, le ho convidate ad altri senza problemi, assolutamente. Appena mi ripiglio, voglio portare un po' di Wreckfest, quello sì che è un gioco da live con i social, ma quello di Lotto, là, Wreckfest. No, no, è quello lì, deathmatch, cioè sì, deathmatch, quello lì che prende, piglia la macchina, la sfasci tutta quanta, Dio buono, ti può scontrare, piantare le Ah, forse ho capito, tipo NG Drive, una cosa del genere. Tipo. penso che potrei portare, cioè, per dite, che ne so, costa 1 euro, lo compriamo tutti, lo portiamo, ci giochiamo tutti, no? Io, te, Dab, Maurizio, per dite, penso che potrebbe rovinare degli amici, delle amicizie quelle. Ah. Infatti ha scritto ah, di cacciagione, cacciaruna. Ah, c'è una corona. Ah, ca ah cacciaruna che fa casino, Wreckfest, quello sì che è. Ma quelli bisogna anche riuscire a trovare dei giochi anche, diciamo così, banali o molto semplici, con i quali tu ti riesci a divertire prima te, quindi ti diverti te e poi diverti anche gli altri. Poi ovviamente bisogna tutto saper presentare un prodotto. Vi ricordate Destruction Derby su PS1? Dice Allora, Green che Duke. spettacolo. Ah, ne ho sentito parlare. Vabbè, quello è prente, diciamo, un 8, una pista fatta 8, e quando le macchine passano nel mezzo, cioè non è un 8 che c'è il ponte,
Cioè, il rischio è che ti incontri con le macchine lì, è una corsa di macchine che è una pista fatta a 8 e tu ti devi incontrare per forza nel mezzo, perciò ti sponni. Come breakfast, appunto, dice Brixia. Guardate, ogni volta tu cambi Streamlabs che dice che stai giocando a Farming Simulator 19 o ce l'hai di default e ti scordi a cambiarlo? No, è il bot che ogni tanto ricorda che cosa sto giocando. Sì, sì, è il bot che ogni è programmato che ogni, mi pare ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora ciclicamente manda questi announcement, fa degli annunci. E anche perché Arvid ce l'aveva, Arvid gli diceva Arvid è live, io dico Arvid, ma è perché tu non ti ricordi che sei live, che te lo spari sto coso? Ah no, è quello che ho detto, si programma il bot poi ogni tot secondi lui ti manda in ciclicamente i messaggi. Anch'io i famosi timer. Dice Duke, c'era l'arena tonda se non ricordo male. Boh, nella realtà è la pista è un 8, nella realtà, in alcune piste a forma di 8, cioè proprio se devono scontrare più forte. Sì, in alcuni posti può essere rotonda e si buttano fuori. Sì, sì, comunque era destruction, cioè devi distruggere le mani, insomma. Cioè. Certo. Questa era la vecchia strada e ti rimane comunque segnata che era la vecchia strada sul campo? Sì, sia, se ci fai caso, sia la verticale che l'orizzontale. Sì. Nonostante abbia passato anche la calce viva, infatti è per questo che se io metto il programma, adesso mi scordo come si chiama, quello lì che ti fa lavorare il mezzo sul campo automaticamente me lo riconosce come un unico campo, perché poi una volta che fa la scansione del campo e la memorizza, gli fa scansione del perimetro e poi lui dopo capisce che il campo è a quella grandezza, e questo mi sa che è molto più grande di un campo di calcio. Se guardiamo qua questi tre campi, forse è stata una buona cosa unirli, perché ti ho detto sta striscia qua, queste due strisce qua sono più quasi 50.000 litri di materiale raccolto in più che adesso ho. Madonna, ma non li fai tutta a soglia? Sono miliardi questi. Ma infatti io qui ho scaricato, ho venduto due raccolti di questo campo e ho guadagnato, se non ricordo male, 550.000 euro, e non sono pochi. Infatti con quelli soldi là ho comprato i primi mezzi decenti prima di scaricare la mod dell'X9, che poi là, mamma mia, io pago quasi 900.000 euro. Però presso, fortunatamente su PC c'è la mod quella lì dei mezzi usati, quindi ho risparmiato un sacco di soldi tra quello che ho preso, tra la merce venduta, i prodotti venduti, i mezzi usati venduti, ho pagato mi pare 300.000 euro dal conto. Lui ha avuto un piccolo problemino su sta mappa. Io sto cercando i 103.000 diversi. Ah, però, e come l'hai perso, Bix? Praticamente Lucia aveva la macchina del crea fertilizzante, che poi ce l'ho anch'io sulla mappa quella mia. Ah, sì. E praticamente pioveva, diluviava, praticamente, perché sulla sua mappa o nevicava o pioveva, non è che c'erano. E tre giorni, e due giorni di sole. Perciò lui in quei due giorni di sole vedevi che seminava, raccoglieva, faceva tutto. E il resto era praticamente che lui si era inventato le fabbriche, perché se non la giocava mai. Certo. Il giorno bene bene dice, ah, mi servono i soldi, può vendere il fertilizzante, carica il fertilizzante sul cassone, pioveva e prendete, gli ha fatto come se fosse sciolto per strada, ma era a venderlo, il cassone era vuoto. Mamma mia, allora ho capito perché ha perso tutti questi soldi, ma non aveva la copertura, provate a chiudere, oh, pioveva lo stesso all'interno.
cosa non me la ricordo. No, lui andò senza copertura. Ai ai ai. Ah, perché io ho utilizzato la fabbrica del fertilizzante, no? Su questa mappa. Però era bucato, ok, allora il discorso è chiaro. Questo sì. Tipo che era bucata. era bucata, no, bucata. Io per esempio con la fabbrichetta, la mod che produceva la calceviva, produceva gli scarti che era il sale, e quando lo andava a vendere, ma quanti soldi ho guadagnato con quei soldi, mamma mia, con quel sale. Mi ricordo che il mio minuto di silenzio bestemmia è durato in realtà a lungo, che molti mi chiedevano se ero ancora in live. Ai ai ai. Sicuramente non è stata una cosa piacevole. È come io che seminai il mais non a temperatura. Perché tu hai utilizzato la season. Qui sulla R in grado della tua, no? Semino il mais e poi fondi. Però mi serviva perché c'avevo i maiali, perciò mi serviva il mais. Certo. Dopo che ho fatto? Ho preso, ho seminato altri due campi piccoli a mais che più o meno facevano bene bene. È andato tutto da tutte le parti. Però finché non è nato andavo nei brix, si facevo no il mais. Ora non mi ricordo in quale live vidi che forse di Nick, che saluto ovviamente, perché io poi seguo un po', tu lo sai, mi ricaccio Robby Mel, Nick Nora 24, oltre agli amici e gli altri amiche streamer. Sapete qualcosa, che è successo qualcosa, che lei c'ha problemi ogni tanto con internet e robe. Dici Nora? Ultimamente pure io l'ho vista meno presente. Può darsi che avrà avuto qualche problema con internet, che poi li seguo tutti quanti. Ci giocavi anche insieme con Nora? No, però seguivo un po' tutti quanti. Problemi personali, no, allora questo mi dispiace. Vabbè, l'importante è che non so se Nora guarderà mai sta live. Nora, rimettiti presto, poi noi ti aspettiamo. Soprattutto io ti aspetto qua. Per esempio, vedi, lei fa un farming uguale, molto con l'altra ragazza, non Lisa. Lisa, poi ci sta Gioppo. Lì sì, pure con loro mi sono sempre divertito. Ma io con loro, diciamo, mi sono ulteriormente appassionato a farming, oltre a streamare, perché io all'inizio li seguivo su YouTube, quando diciamo non sapevo, conoscevo l'esistenza di Twitch, però non credevo che fosse dal punto di vista di varie cose molto più avanzato per certi versi rispetto a YouTube. Anche a livello di tecnologia, vedi Sound Alert, tutte queste cose qua. Sì, Brixia, ma infatti si vede che sono affiatate. Infatti anche in una registrazione che hanno fatto qualche tempo fa su una mappa, ora non ricordo come si chiama, eppure si vede che sono proprio affiatate. Come Totò e Peppino, per dirvela, gli attori napoletani. E lì, per esempio, anche lì, vedi, se tu seguivi una live loro, non te ne accorgevi nemmeno che lavorazione avevano fatto. E ci stanno talmente fa con il pubblico, ci sapevano fa, per dirte, che c'era gusto a seguirle per le cavolate che facevano, roba, che erano simpatiche. Sì, ma io mi divertivo, mi sono sempre divertito con tutti quanti loro, anche con voi, ovviamente. Ma poi quando si faceva di spalle? Io mi ricordo che mi colorarono il trattore, lo colorarono color cacca, proprio letame, proprio, cioè una cosa, cioè non poteva vedere proprio, cioè
Vedete, e per tutti e doveva starci per tutta la live il colore, cioè era incacchiata roba che Polaccia non. E lei lo ha giocato tutto il coso. Brixia, comunque sei salito al sesto posto nella classifica. Ah, però complimenti, Brixia. Ti incalza Macho King, ti incalza. Ah, però Macho. E allora poi dobbiamo festeggiare quando inizierà a salire la graduatoria. Oramai è rimasta una settimana. Ah. Poi dopo finisce che comincia quella del 22. Effettivamente, vabbè. Ma no, io... Guarda che te l'ho mannata, manca solo un'ora. Manca. Ah. Oh, ma io probabilmente anche per, come si dice, per spasso no, porterò... Io sto al posto di Nora praticamente. Ah, ecco. Ah, io probabilmente il 19 penso che lo porterò ogni tanto. Lo alternerò ancora perché comunque non bisogna tralasciare il 19. Sì, uno si fa la live con il 22, però sai, tutti quanti la fanno, quindi il 19 un po', come dire, a marcord uno lo riporta. Anche se è un po' più di rado, perché comunque tutto è partito da qui. Su quale prosegui tu, Brixia? Sul 22 e sul 19? Ma io comunque sul 19 comunque ci giocherò anche off camera, perché comunque sta mappa qua mi ha dato delle belle soddisfazioni. Eppure io, Brixia, anche off camera, quando mi voglio venire a rilassare, mi metto su sta mappa qua, mi faccio... mi semino un paio di campi qua di semi di soia qua, la voglio comprare macchinari. E qua ho iniziato su questa mappa con il Fiat, il trattore quello piccolino là, il 180-40 là. E ho fatto un sacco Calevano di... 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10 brindiamo noi piccoli streamer che ci divertiamo. Grazie, voglio alla salute. Eh sì, noi l'importante è divertirsi, rispettarsi, cosa molto importante, e sostenersi. E vedi, stasera, vedi, siamo tutti qua. La faccia del bicarbonato di sodio è lui. Siamo tutti a chiacchierare di qua, chiacchieriamo del più del meno. Lo vedi, abbiamo fatto le 11:30. Caspita, il tempo vola quando stai in buona compagnia, è vero. Il tempo vola e non te ne accorgi del tempo che passa. Oggi non ti abbiamo fatto fare le tue live in inglese, francese e napoletano. No, vabbè, ma tanto poi i saluti li faccio in interlingua, quindi non è un problema. Brick, se gliela fai a dormire, tossisci sempre. Ce l'ho avuta, la stessa cosa ce l'ho avuta. Aspetta, ero ancora sposato. 3-4 anni fa. Tu, 3-4 anni fa, considera che il dottore a certo punto mi ha dato il cortisone, mi ha dato. Cacchio. Ma talmente no. Che era forte, status. Era secco, ma proprio una tosse secca. Praticamente, come mettevi giù nel letto, era il momento buono che ti piava il picco e ti smetteva. Perciò era arrivato a dormire sulla poltrona. Cioè, a dormire, per modo di... Se riesci a cercare di riposare. A me è capitato 2 settimane e mezzo fa sta cosa qua. Appena mi sono messo nel letto ho fatto una tosse assurda che avevo paura pure di svegliare. Quelli del piano di sotto, perché ho detto mamma mia, era proprio forte e non riuscivo a prendere sonno. Poi ho preso una caramella al miele e tu lo sai, gli zuccheri e il sonno non sono proprio in massimo, però almeno si è attenuato un pochettino la tosse. Poi dopo ho preso un po' di melatonina e ho detto devo riposare, che stava proprio distrutto. Che la tosse, mamma mia, è brutta proprio.
Sì, no, no, ma perché mi è partita la... Cioè, aspetta, c'è una serie. Vabbè, mi è partita tutta la cosa. Che ti è partito? Che ti è partito? No, mi si è bloccata... Su un canale mi si è bloccata la live. Ah, fai come me, io pure io apro 4-5 browser, alterno l'audio una volta uno, una volta un altro. Almeno pure chi ha bisogno di fare visualizzazioni le fa tranquillamente. Poi ogni tanto ovviamente interagisco pure con la chat. Quindi è per questo, se vedi che magari durante una tua live sono un po' assente perché mi sposto ogni tanto pure a fare compagnia agli altri. Ho mandato il sito internet dove trovi PC Calcio scaricabile gratis. Ah, ok, poi dopo me lo vado a vedere. E comunque, voglio, qua alla fine, questa è la quinta, il quinto carico di semi che faccio. Mi sa che la piantatrice qua, bag il 22, ci vuole ancora una settimana, però voglio fare la pazzia, penso che la prossima live compro una piantatrice più grande, più capiente, perché mi sono reso conto. Diamoli questi 4 soldi. Tanto ne sono rimasti, quanto sono? 609.000. Però vedi, per esempio, mi sono scaricato la mod per creare i semi e questa mi fa risparmiare un sacco di soldi. Questa con il Lumigen e con altri prodotti naturali per i semi. In tutte le mappe ce l'ho sempre avuto. Anche l'impianto di produzione di biodiesel è la stessa cosa. Questo l'ho scoperto e l'ho consigliato a diversi streamer. E infatti quando qualcuno inizia la mappa, mo ti faccio vedere qual è. Quella lì che va a colza e metanolo. Perfetto. E ti produce anche insilato. Esattamente. E l'ho per caso ho trovato sta mod, ho visto che andava e l'ho consigliata a Nick, infatti pure lui sulla Telegram l'ha portato e poi la utilizza sempre sta mod perché fa risparmiare un sacco di soldi. Costicchia un po' all'inizio, però poi ti fa risparmiare. Dimmi Brixia, scusami, dimmi. Fammi ridere. Comunque alla fine qui lavorare su questo campo qui ci vogliono sempre 2 ore e mezza più o meno per completare il lavoro. Aratura e piantatura, insomma semina e cose, 2 ore e mezza. Io pronuncio il nome di una mod di farming. Ok, dimmi tutto, scrivi bene la pronuncia, mi raccomando, Brixio. E sentirai Zappa degenerare come se gli avessero rigato la maglia. Ai ai ai, dimmi. E banno, Brixia. Ale 3 B quadrata twin screw. Gnattela, l'ha creata. Mannaggia miseria, ragazzi. Ah, l'ho provata però, lo sai quella trebbia? Ma ti è crashata la mappa però. Piccolina, non l'ho provata sul terreno piccolo, non ci ho fatto caso al crash, lo sai. Ma che ti spieghi che trebbia è quella? Ho capito, quella è tutta squadrata. Capito, è un trattore, gli hanno messo sopra una trebbia. Gli hanno messo sopra la trebbia che gli si era rotta le ruote per la trebbia, hanno preso e hanno messo sopra. Però è economica, Ho visto che però è abbastanza affidabile. Sì, Dio buono, ci sei grato. È scritto gli partner. Sì, comunque che è, mannaggia, ma datemi tutta su un canale di uno che si sa che manco che cazzo.
parte fate, mandare l'acqua al centro, l'acqua, l'acqua da tutte le parti, io non mi ci circola l'acqua nel mio corpo. Ecco, guarda, è preciso, guarda, hanno preso sto trattore e ci hanno messo sopra una trebbia. Ho capito, ma infatti quella è squadrata come questa qua, sì, in effetti sì. Allora, approfitto ancora una volta per ringraziare la Zappa Storta per essere passato qui in live, poi ringrazio, apriamo un po' la chat, vediamo di fare un riepilogo. Allora, ringrazio Fede Gamer, Discord 12, Keiko 2003, Shadow, poi ringrazio Ori Mazzei, poi ringrazio Brixia 76, poi chi altro c'è? Andiamo sulla chat della live, altrimenti qua il programma mi rulla. Poi chi altro c'è? Vediamo un po'. Allora, facciamo gli onori di casa. Andiamo in chat, vediamo un po' chi c'è. E allora ringrazio ovviamente il mitico La Zappa Storta per la compagnia. Brixia 76, Gippo 23, Duke, Debbie Moore, non so chi sia, e ringrazio tutti quanti voi per la compagnia. E allora l'appuntamento con Farming è per domani mattina, domenica mattina, dalle 10 alle 12. Poi, se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 19 o preordinare Farming 22, nella descrizione dei video troverete diversi link, fra cui quello per acquistare il gioco multipiattaforma con prezzi scontati fino al 70%, e poi i miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Questo video sarà disponibile sul mio canale YouTube lunedì alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, restate sintonizzati perché al termine di questo video continua la replica della programmazione del canale. Detto questo, adesso passo a fare i saluti in lingua inglese, o meglio ci provo. So thank you so much for watching this live streaming. Thank you so much for the company. I hope I have been a good company for you. You make me a great company. You can watch this video on YouTube on Monday at 12 p.m. If you are interested to buy this game or other games low with a low price up to less 70% and multi-platform, you will find a few links in the video description here on Twitch and as well on YouTube, and other four links that are my social media channels, YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. So if you are watching this video on rerun here on Twitch, please stand by, don't leave the channel. You will watch the video of the program mission. So our rendezvous is for Saturday night for Waiting for Farming 22, and on Sunday morning at from 10 p.m. from 10 a.m. to 12 a.m. we will spend a few hours together with the format, a cafe at the farm. Thank you so much. And now I will try to speak with my French friends and the Neapolitan, and then I will say you goodbye in Neapolitan. Et alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour la compagnie. Merci beaucoup pour m'avoir fait de la très bonne compagnie ici dans la direct. Pour vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur mon canal Twitch, j'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. Et merci beaucoup. Ne quittez pas la vidéo à suivre. Et
la programmation du canal va continuer. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu, donc Farming Simulator 19 ou Farming 22 ou autre jeu multiplateforme, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube, vous allez trouver 5 liens que sont le lien pour acheter le jeu et puis 4 liens que sont les liens de mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. S'il vous plaît, ne quittez pas le canal à suivre. La programmation du canal va continuer. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez regarder cette vidéo en réplique enregistrée sur mon canal YouTube le lundi à midi. Et maintenant, je vais parler en napolitain et puis je vais vous saluer tout le monde. Merci beaucoup. E allora io come sempre ringrazio a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. Ringrazio l'amica la Zappa Storta che ha già avuto l'onore di avere in live e a tutti quanti voi. Maurizio Max, Brixia, Demi Moore, Duke, Gippo e tutti quanti voi che siete passati in live. Io vi ringrazio come sempre. Poi non veniate a voi che state guardando questo video in replica, perché dopo questo video continua la programmazione sul canale Twitch. E quindi, poi se siete interessati a vaccattare yoga scontato fino al 70% multipiattaforma, trovate un link da descrizione del video sia a Goppa Twitch che in Goppa YouTube. 5 link, uno può fare cattaglio scontato multipiattaforma e sparagnate fino al 70%. Multipiattaforma significa computer, PlayStation, Xbox e tutte queste cose. Ovviamente poi trovate i canali social mio che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. L'appuntamento con Aspettando Farming Simulator e per sabato prossimo sempre tra le 9:30 e passiamo 2:30 insieme. Poi ci sta l'appuntamento tra domenica e mattina invece che un caffè in farm. E allora voglio, detto questo, io vi ringrazio assai. Thank you so much everyone. Merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti. È stato buono. Ciao a tutti. Ciao.